Oh, allora, che cosa c'è da sapere oggi? Secondo me c'è una cosa importante da sapere, che è questa qua. Allora, si parla di recovery plan, ok? E c'è il piano nazionale di ripresa e resilienza che è stato approvato con 222 miliardi. Credo sia stato approvato ora, come sapete, insomma, non riesco a seguire parzialmente le cose della politica perché ovviamente sono molto concentrato sugli aspetti digitali, no? Di certe cose. E il piano è stato approvato, ma sono di questi 222 miliardi, una cifra importante, 42, sono stati dedicati alla digitalizzazione, innovazione, eccetera. Ma il vero punto è un altro, guardiamo. Allora, questi sono, come dire, questi sono i posti dove verranno spesi i soldi: digitalizzazione della pubblica amministrazione, transizione digitale, banda ruta larga, turismo e cultura, internazionalizzazione. Tutto giusto. Ma c'è una cosa che a me fa saltare un po', cioè che mi agita un attimo nelle mie esperienze che ho avuto in tutti questi anni di digital, che è proprio la parola digitale. Cioè, quando io sento parlare di digitale, investimenti sul digitale, mi viene da pensare che ci sia un problema. Perché non c'è, non ritengo, a parte la connessione fisica, che peraltro mi pare di aver letto che si parla di una copertura che arriverà nei prossimi anni, ma la connessione fisica vera e propria, per il resto che cosa devi digitalizzare? Cioè, do dove vanno a finire tutti questi soldi, no? Perché per quanto mi riguarda il digitale è qualcosa che deve funzionare, cioè deve soprattutto funzionare. Non capisco, capisco perché si debba digitalizzare. Cioè, avete presente quanti soldi sono stati spesi fino ad oggi nella pubblica amministrazione per digitalizzare la pubblica amministrazione del paese? Un mucchio. Eppure quando entrate in alcuni siti, ve ne cito un INPS, e non lo cito a caso perché oggi abbiamo un video divertentissimo che forse qualcuno di voi avrà già visto, ma è il come. Perché altrimenti, che ne so, vi faccio vedere un sito tipico che è digitale. Questo qui è un sito digitale, Geocities, l'antesignano di quello che oggi può essere Facebook, ed era così. Allora, il punto qual è? Il punto è che vogliamo la digitalizzazione, non la vogliamo che funzioni, noi la vogliamo che funzioni. Ecco, questa è la prima notizia. Poi l'altra di cui volevo parlare era questa: WhatsApp esce in versione varie beta, ovviamente, perché WhatsApp è in continua evoluzione, e adesso in una nuova beta è emerso questo. Cioè, come vedete, si parla di cancellare le chat dai device connessi. Questo significa che la prossima cosa che accadrà sarà la possibilità di, come dire, la possibilità di vedere, di avere diverse applicazioni su diversi dispositivi e non più la versione, come si dice? La versione solamente web, ok? Beh, allora.